Ben trovati con il telegiornale regionale Rai della Puglia. Dunque, l'avete sentito dai titoli, la più grande operazione mai effettuata sul territorio nazionale contro la cosiddetta società foggiana ha portato all'arresto di 82 persone. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dice un colpo durissimo a una delle mafie più violente. Il servizio di apertura è di Claudia Bruno. Un accordo tra i clan sul traffico di droga a Foggia, un sistema capace di distribuire in città 50.000 dosi di cocaina al mese con un profitto di almeno 200.000 euro. 82 persone sono state arrestate nell'operazione dei carabinieri Game Over coordinata dalla DDA di Bari. A tutti gli indagati viene contestata l'aggravante del metodo mafioso. I proventi dello spaccio confluivano in una cassa comune usata per sostenere le attività dei gruppi criminali e le famiglie dei detenuti. È una mafia che, come tutte le organizzazioni mafiose, è in grado di tenere insieme il controllo dei mercati illegali come quello degli stupefacenti e il controllo delle attività economiche e di condizionamento delle attività amministrative in un territorio importante come quello della provincia di Foggia. Le batterie della cosiddetta società foggiana hanno costituito un sistema estremamente complesso e ramificato con una precisa definizione di ruoli e procedure. C'è una documentazione tipica che scandisce i passaggi organizzativi, le liste, un contratto che sostanzialmente ratificano l'adesione partecipativa del singolo spacciatore che, entrando a far parte della lista, automaticamente assume su di sé una serie di doveri e una serie di obblighi. Importante ai fini delle indagini l'apporto di due collaboratori, sottolinea il procuratore nazionale antimafia.